Nihil sub sole novum, diceva un antico detto. Sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti, anche oggi, sotto un bel cielo terso e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché, grazie al tempo, il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Nel frattempo la gara è iniziata. La butta via e fa respirare la difesa. Opportunità di ripartire. La mette in profondità per il compagno. Prova il tiro! Ancora una volta due! Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Spinge cedendo il pallone lungo. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Provano a ripartire da dietro. Prova immediatamente in avanti. Bell'anticipo, pericolo sventato. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. L'estremo difensore la calcia lunga. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Libera tempestivamente. Mostrano un buon controllo del gioco. Pallone alto nello spazio. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Il portiere la spedisce su. C'è ancora tempo per andare a caccia del pareggio prima del fischio di metà partita. Il portiere la calcia lontano. Scodella in avanti. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Lancia il compagno in profondità. Riceve il passaggio. Fa sportellate con il suo marcatore. Ha la possibilità. Occhio al tiro. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà.
e si rip... Sono finiti i primi 45 minuti, squadra negli spogliatoi, primo tempo intenso. Ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Che opinione vi si è fatto di questi primi 45 minuti? Si trovano in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. L'azione è già ripresa. L'unica cosa che non possono permettersi di fare è concedere un'altra rete agli avversari. La partita sarebbe chiusa definitivamente. Sarà determinante, secondo me, come affronteranno l'inizio del secondo tempo. Riceve un pallone interessante. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Scatta verso il pallone. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Qui cercherà il tiro. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Ha vinto la sfida depositando il pallone in rete senza nessuna difficoltà. Beh, gli ha preso bene le misure e ha superato il portiere con estrema sicurezza. Zero dunque. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Effettua un passaggio lungo. Lancia i compagni nello spazio. Un'altra azione in copertura. Si libera alla grande. Si libera della palla ed evita complicazioni. Tocco preciso. C'è spazio per cacciare. Sarà rimessa laterale, il pallone è uscito. Prova a metterci piede. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Finisce sul referto dell'arbitro con una ammonizione. Il portiere si oppone. Un gol semplicemente fantastico. E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario. Segna una ripetizione, nessuna pietà per gli avversari. Un'esecuzione perfetta. Che giocata. Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. La spinge in avanti. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. La gioca sulla destra. Lungo passaggio in avanti.
Ecco un'occasione di contropiede. E trova il compagno. E trova bene il compagno. C'è spazio, occhio! La mette in avanti. Provano a partire in velocità. Sulla destra. C'è la palla lunga, in avanti. È fuori gioco. Lancio lungo del portiere. Allarga il gioco. Pallone promettente, il difensore può spingersi. C'è il colpo di testa! Bello il cross, ottima conclusione. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Con questo gol dimostrano quantomeno di non aver staccato la spina mentalmente. Sceglie il lancio lungo. Riceve la palla. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Ma oggi praticamente non sono mai stati in partita. Adesso l'allenatore avrà un grande lavoro da fare. Cancellare completamente questa sconfitta e passare oltre, cercando di ridare energia ai propri giocatori. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Non sono riusciti a cambiare l'inerzia della partita. Il gol iniziale li ha messi in ginocchio e non sono stati capaci di recuperare. Comunque il risultato è giusto. È finito il tempo a nostra disposizione. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani. È stato un grande piacere.